Un grande campo da pallacanestro pieno di giovani giocatori, e questo lo spettacolare scenario ricreato in Piazza Sant'Arsenio sabato pomeriggio dalla Valdiano Pallacanestro, che con il Jamboree Interregionale ha portato dopo 25 anni circa 400 giocatori di mini basket nel Vallo di Diano. Una manifestazione molto riuscita, con i giovani atleti provenienti da tutta la regione Campania che la mattina hanno visitato le Grotte dell'Angelo. Poi pranzo in piazza a Sant'Arsenio con gustosi piatti preparati dalla Proloco. Tutto si è svolto nel migliore dei modi grazie alla minuziosa organizzazione di Annalia Cutolo e Nicola Granieri, alla presenza dei vertici nazionali, regionali e provinciali del mini basket campano. Fondamentale anche il supporto fornito dai genitori dei giovani giocatori della Valdiano, dai volontari del Nucleo di Protezione Civile Comunale di Sant'Arsenio e dal gruppo Avosa. Sicuramente i bambini portano tantissima allegria. Oggi sono contentissima perché la piazza di Sant'Arsenio è stata invasa da tantissimi mini cestisti e la cosa ci fa davvero piacere. Speriamo di riportare al più presto un altro Jamboree regionale qui nel Vallo di Diano. Il mio obiettivo era quello di far conoscere il nostro territorio, a volte un po' dimenticato, quindi questo connubio perfetto di sport e territorio. Spero di esserci riuscita. Sono molto stanca, però felice. È una felice sorpresa, perché l'ambiente è l'ideale e credo che ci siano commenti positivi per quello che siamo riusciti a mettere insieme, perché nel pacchetto addirittura i ragazzi sono venuti dalla mattina e sono andati a visitare le Grotte di Pertosa e dopodiché sono venuti qui in piazza Sant'Arsenio e c'è un ambiente meraviglioso. Siamo partiti da stamattina con le visite alle Grotte di Pertosa a un costo simbolico di 1 euro e poi siamo venuti qua a pranzare grazie ai ragazzi della Proloco e dopo il check-in i bambini hanno ricevuto subito un regalo e ora stanno facendo delle partite e stanno giocando da 2 ore. Noi siamo distrutti ma felici. Ci sono circa 350 ragazzi che si stanno divertendo su vari campi in questa piazza fantastica e in questo posto bellissimo, con della gente molto accogliente e che sta tifando per i nostri ragazzi. Ringraziamo sicuramente Annalia Cutolo e la Banca Montepruno che ci ha permesso di organizzare questo evento bellissimo. Erano 25 anni che non si organizzava qui a Sant'Arsenio e speriamo, come già è stato detto, di non aspettare altri 25 anni ma di ripetere questa esperienza bellissima, magari per un'altra categoria, al più presto qui. Io sono contentissima perché Annalia ha iniziato questo percorso di istruttrice mini basket con me. E lei viveva a Napoli e aveva la passione del basket. Ci siamo trovate e dopo più di 10, vedere che adesso fa parte della commissione regionale, sta diventando un punto di riferimento importante e ci ha portato tutti qui, e vuol dire che la passione è stata trasmessa e che sono contenta doppiamente, da istruttrice mini basket a amica, di ritrovarla qui, e la ringrazio che ci ha dato a tutti questa bella possibilità di passare questa giornata insieme.